Buongiorno a tutti, finalmente dopo molto tempo abbiamo la possibilità di rincontrarci tutti quanti insieme. È vero, è un modo un po' anomalo di poter comunicare, ma questa terribile pandemia causata dal Covid-19 ci ha insegnato che la distanza non interrompe i rapporti umani e ci sono molti diversi modi per poter comunicare. Nelle scorse settimane abbiamo avuto la possibilità di sentire e vedere molti di voi attraverso le videoconferenze. Ma oggi abbiamo deciso di fare qualche cosa di diverso. Oggi vi mostreremo quelli che sono i risultati e le ricerche degli ultimi nostri 2 anni di lavoro. Ora passo la parola a Davide Vercelli, la persona che vi racconterà in modo dettagliato come sono nati questi ultimi nuovi prodotti. Andrea, grazie. Sì, io devo ringraziare sentitamente FIMA per avermi concesso di essere qua per l'ennesima volta a presentare i miei prodotti e lo sforzo di questo anno e mezzo, insomma questi 18 mesi di elucubrazioni. Sono in una posizione privilegiata perché il mio ruolo di Art Director nell'azienda mi permette di non ricevere un briefing, così come accade abitualmente in una qualunque azienda. Quando ho iniziato a lavorare qua abbiamo tracciato un percorso virtuoso il cui fine era quello di portare FIMA ad una riconoscibilità e ad una reputazione del brand migliore e diversa rispetto a quanto fosse precedentemente, con l'ambizione di creare uno spazio privato per ognuno dei possibili acquirenti il più simile possibile dal punto di vista del benessere ad una spa, una piccola spa privata. E si parte dai concetti e quindi sostanzialmente noi abbiamo immaginato di declinare in un prodotto una soluzione tecnica che non fosse esistente sul mercato per creare un'innovazione tipologica. E siamo partiti. Il nome Switch è significativo, significa interruttore, quindi abbiamo voluto fare un parallelo con l'impianto elettrico, cioè con cosa accade in una casa con un interruttore. Gli interruttori possono essere o dislocati lungo una parete ed accendere una lampada che è posta altrove, oppure, tipo in un elettrodomestico, essere sul corpo dell'elettrodomestico stesso, e l'accensione dell'interruttore è ovviamente relativa al corpo all'oggetto e all'elettrodomestico stesso. Abbiamo fatto un parallelo idraulico immaginando, cosa che non esiste sul mercato, non esisteva, che vi potesse essere una serie di interruttori collocabili all'interno dell'ambiente doccia che o accendessero un unico oggetto, quindi un soffione tipicamente, oppure fossero connessi al corpo stesso dell'erogazione, per cui un interruttore per la doccetta, un interruttore per i getti laterali, un interruttore per una canna di erogazione e così via. E questo è un concetto dirompente, non voglio, come dire, spoilerare o anticipare troppo la presentazione che Roberto e Andrea faranno poc'anzi, ma quello che ci ha condotto alla progettazione di Switch è stata questa idea di fondo, con un altro rumore di fondo, di sottofondo. I claim dell'azienda sono tre, quello centrale è green, cioè la sostenibilità. La sostenibilità si realizza attraverso una serie di concezioni che riguardano da un lato la minimizzazione dei materiali, cioè usare poco materiale per costruire un prodotto, usarlo meglio, nel senso prodotto deve essere concepito per tutta la sua vita, quando viene progettato, quando viene costruito, quando viene disassemblato dopo che è stato utilizzato per 50 anni e non serve più. Questo è un pensiero progettuale che ci ha animato anche nella concezione sia di Switch che dei soffioni. Per ultimo, un utilizzo razionale delle risorse. Abbiamo voluto sfruttare delle tecnologie che ci permettessero di avere 8 litri, al massimo 8 litri di erogazione per i soffioni, cioè con questa limitazione
che appare pochissimo nella realtà, usiamo una serie di getti, di reattori di spray, ognuno dei quali ha 83-84 ugelli, quindi sono per 3, abbiamo 8, 16, 24, abbiamo 250 ugelli che ci permettono di avere una performance con 8 litri di grandissima efficacia. Allora, questi sono i punti di forza e i punti cardini che concettualmente ci hanno poi portato alla realizzazione di quello che vedrete poc'anzi. Andrea, a questo punto con Roberto io lascerei a te la parola e la possibilità di illustrare nel vostro migliore dei modi i prodotti che abbiamo concepito. Grazie. Ora vi porto in una zona dell'azienda a voi sconosciuta, un'area che abbiamo pensato appositamente durante il lockdown. Quello che vuole essere il palcoscenico dove presentare i nostri nuovi prodotti e la platea dove accogliere i nostri ospiti, oggi virtuali e domani reali. Venite con me. Ciao Roberto. Ciao Andrea, eccoci qua finalmente. Ci troviamo in una nuova area del nostro stabilimento, uno spazio ampio e luminoso di cui non appena è possibile organizzeremo incontri per accogliere i gruppi di visitatori e per permettere a loro di toccare con mano tutte le nostre novità, tra l'altro funzionanti. Uno spazio per accogliere gli eventi digitali, di formazione, incentrati sulle nostre collezioni, sui possibili abbinamenti di materiali e finiture. Uno spazio modulabile in cui gli espositori possono muoversi, trasformarsi per far fronte alle diverse esigenze. E ora andiamo a presentare le tre novità, Switch, Steel e O3. Dai Roberto, andiamo a presentarle. Sì, andiamo. Ed ecco che vi presento Switch Colonna. Switch è una mensola fatta con un design minimalista, molto pulito, in cui troviamo all'interno due pulsanti. Il materiale che utilizzate è un materiale che è acciaio e ottone. Le maniglie sono ergonomiche e zigrinate sulla loro circonferenza. La maniglia di destra regola la temperatura, quella di sinistra regola la portata. Quando le due maniglie si trovano in linea verticale abbiamo circa una temperatura di 38 gradi e 10 litri minuto. Questo per il miglior comfort e risparmio energetico. Poi abbiamo la possibilità di incrementare o diminuire la temperatura con la rotazione della maniglia di destra, mentre la maniglia sinistra può incrementare il flusso d'acqua fino a 20 litri al minuto. Come potete vedere, la particolarità di questa colonna sono i due pulsanti che servono per aprire e chiudere l'acqua. Premendo si ha la possibilità di aprire l'acqua, ripremendo si chiude l'acqua. Questo effetto si può avere sia nel doccino che nel soffione. Le finiture disponibili sono 4, cromato, nickel spazzolato, bianco e nero. Per le prime tre versioni abbiamo un abbinamento con una mensola di color grigio chiaro, mentre per il colore nero abbiamo l'abbinamento con una mensola di color antracite satinato. L'installazione a parete viene fatta attraverso due raccordi eccentrici distanziati di 150 mm. Questo vuol dire che Switch Colonna può sostituire qualsiasi altro prodotto preesistente. Abbiamo pensato poi, assieme alla mensola, di progettare una colonna, Switch Colonna. Questa particolarità di questo progetto è stata proprio la pulizia e l'utilizzo di questa forma rotonda del tubo. Abbiamo inserito anche la possibilità di uno scorrevole in cui la maniglietta ha la stessa zigrinatura come quella delle temperature, proprio per richiamare e unire un design molto 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 completo. Il soffione alloggia tre aeratori con un getto a pioggia. Quando tutti i tre aeratori sono accesi, generano un flusso di un diametro di circa 300 mm con un consumo non superiore a 10 litri al minuto. Il soffione di Switch Colonna ci era piaciuto talmente che abbiamo deciso di creare un altro soffione molto simile, ma non collegato alla colonna. Questo è il soffione Steel. È disponibile nei colori bianco, nero, cromato e nickel spazzolato. Anche Steel soffione alloggia tre aeratori che possono essere inclinati per poter generare un flusso di pioggia di circa 30 cm di diametro.
Un soffiore singolo eroga circa 8 litri al minuto. Può essere anche montato doppio per avere un flusso più ampio, pari a quello dei più grandi soffioni che sono presenti nella nostra produzione. Viene collegato alla parete tramite un raccordo da mezzo pollice e quindi può sostituire qualsiasi soffrione già preesistente. Ci era piaciuto talmente tanto il progetto Switch Colonna per il quale abbiamo pensato di fare Switch Mensola. Switch Mensola è stato progettato eliminando il tubo esterno e il braccio in maniera di avere una forma molto pulita, minimalista, nella quale ritroviamo come funzionalità un doccino che tra l'altro è stato fatto con la stessa finitura, con la stessa lavorazione delle maniglie, proprio per essere integrato nel contesto di tutto il progetto. Qui lo vediamo in una versione nero opaco con il suo flessibile di connessione e un supporto di design disegnato per questo prodotto. Il prodotto Switch Mensola è un prodotto da semi-incasso. Tutti i meccanismi si trovano nella parte esterna, mentre la parte incasso non è null'altro che un piccolo corpo che fa confluire l'acqua verso l'interno della parete, in modo da poterla poi raccordare con qualsiasi soffione. In questo caso è raccordato col soffione Steel, ma qualsiasi altro soffione in nostra produzione può essere abbinato a Switch Mensola. Un altro prodotto che vogliamo presentarvi oggi è Switch Incasso. Switch Incasso è un prodotto completamente modulare. È composto da un corpo centrale col quale si può regolare il flusso e la temperatura e da altri piccoli corpi che possono essere disposti all'interno del box doccia a piacimento. Il corpo di switch incasso può essere anche inserito su una piastra per poterlo abbinare orizzontalmente un comando a fianco all'altro. Switch incasso può avere una funzione di semplice apertura dell'acqua oppure di apertura abbinata a un'uscita. In questo caso abbiamo il flusso laterale, un tubo Kneipp, una doccia tradizionale, possiamo anche avere una bocca d'erogazione. Inoltre è possibile anche sostituire i tasti presenti su ciascuna di queste piastre con la semplice rimozione della piastra stessa. La sostituzione del tasto è semplicissima e basta tirarlo verso l'esterno. I tasti disponibili sono con icona doccia, icona soffione, icona cascata, icona bocca e icona cuore. Cuore identifica il nostro oggetto preferito. La piastra di Switch Incasso è di dimensioni ridottissime, sono soltanto 11 cm x 6. Credo che sia il corpo più piccolo che sia esistente all'interno del mercato. Come potete vedere, il progetto è stato fatto anche su un nuovo soffione doccia che si chiama O3. Questo soffione è un soffione cilindrico fatto di un materiale in acciaio inox in diverse soluzioni tecniche che sono i soffioni fatti con tre getti, laminar o cascade. La connessione tra il soffione e la parete è fatta da una staffa L che viene montata sul soffione. Questa staffa L ha una connessione da mezzo pollice fatta per essere utilizzato anche negli impianti esistenti. Potete vedere che sono stati montati in due soluzioni. Una soluzione in cui la staffa L è all'esterno e si vede il soffione all'interno, in maniera che ha cambiato questa forma. Mentre al soffitto trovate la staffa L che il soffione è all'interno ed ha una diversa estetica della doccia. Innanzitutto potete verificare che il sistema doccia, premendo il pulsante, ecco che avete tre getti che vanno a creare un soffione, una quantità d'acqua per una doccia molto importante. Abbiamo anche la versione con la cascata. Questa cascata è una lama d'acqua che scende e ha questo effetto di massaggio, di benessere. E poi abbiamo, come già è attivato adesso, poi il cascata, che è questo oggetto d'acqua molto morbido che va a fare dei massaggi. Switch Incasso, come il prodotto 3, è disponibile in tutte le finiture del nostro catalogo per poter essere abbinato a tutti i nostri accessori.
Vi ringraziamo per essere stati con noi quest'oggi. Spero che i nostri prodotti vi siano piaciuti. In caso di ulteriore informazione potrete fare riferimento al nostro sito che da oggi è online con tutti i nuovi prodotti. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti voi.